Il prossimo 17 aprile gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sul referendum con cui decidere se vietare o meno il rinnovo delle concessioni estrattive di gas e petrolio per i giacimenti entro le 12 miglia dalla costa. Sul tema, oltre alla classica confusione generata dal votare sì per dire no, tipica di ogni referendum abrogativo, si aggiunge quella relativa ad un argomento complesso. Proviamo quindi a fare un po' di chiarezza. A proporre il referendum sono state 9 regioni, tra cui la Calabria. L'esito del referendum sarà valido solo se a votare ci andrà il 50% più 1 degli aventi diritto al voto. Nella consultazione si chiede agli italiani se vogliono abrogare il comma 17 del decreto legislativo 152, in cui si stabilisce che sono vietate le nuove attività di ricerca, di prospezione, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro le 12 miglia marine dalle acque nazionali italiane, ma stabilisce anche che gli impianti che esistono già entro questa fascia possono continuare la loro attività fino alla data di scadenza della concessione. Questa concessione può essere prorogata fino all'esaurimento del giacimento. Il referendum quindi non riguarda nuove trivellazioni, ma la possibilità per gli impianti già esistenti di continuare ad operare fino a che i giacimenti sottostanti non saranno esauriti. Il referendum riguarda quindi 21 concessioni attualmente in vigore, tra cui 5 in Calabria. Oggi l'80% del gas prodotto in Italia, che soddisfa il 10% del fabbisogno nazionale, arriva dal mare, così come il 25% del petrolio italiano, che copre il 4% del nostro fabbisogno. Se al referendum dovesse vincere il sì, gli impianti delle 21 concessioni di cui si parla dovranno chiudere entro 5-10 anni. Gli ultimi, cioè quelli che hanno ottenuto le concessioni più recenti, dovrebbero chiudere tra circa 20 anni e si impedirà l'ulteriore sfruttamento degli impianti già esistenti una volta scadute le concessioni. Il referendum comunque non andrà a impedire nuove trivellazioni, che sono già vietate, né la costruzione di nuove piattaforme, ma solo lo sfruttamento di quelle esistenti. Il nodo è dunque soprattutto politico. Una vittoria dei sì servirebbe a dare un segnale forte al governo nazionale su quale dovrebbe essere la strategia energetica per il nostro paese, e cioè quella di abbandonare i combustibili fossili per guardare alle energie rinnovabili. Contro il referendum è stato fondato il Comitato Ottimisti e Razionali. Il comitato sostiene che continuare l'estrazione di gas e petrolio offshore sia un modo sicuro per limitare l'inquinamento. Gas e petrolio estratti dall'Italia e qui utilizzati avrebbero infatti ridotto il transito per i porti italiani di centinaia di petroliere negli ultimi anni. Una vittoria dei sì, dicono, avrebbe poi delle conseguenze sull'occupazione, visto che migliaia di persone lavorano nel settore e la fine delle concessioni significherebbe la fine dei loro posti di lavoro. Ben più corposo e pesante è invece il fronte dell'astensione, costituito soprattutto e paradossalmente dai principali esponenti del governo, nonché dal Partito Democratico. Un referendum inutile lo hanno definito Lorenzo Guerini, Deborah Serracchiani e Luca Lotti, e a suggellare l'impostazione del partito e del governo sul tema è poi arrivato il Premier Renzi. È un referendum per bloccare impianti che funzionano, io lo considero uno spreco, ha detto. Il PD in realtà si è schierato per il no. Ecco il video ufficiale sul referendum diffuso dal Partito Democratico. Credo che sarebbe un grosso problema, mio pensiero, se questo referendum passasse col sì, perché ci sono migliaia di famiglie che comunque fanno girare parzialmente l'economia di una nazione che è in difficoltà, e credo sarebbe una batosta molto più grande. Da tecnico e da ingegnere posso dire che le preoccupazioni sull'ambiente e sull'impatto dell'ambiente di queste piattaforme sono assolutamente infondate. Ho sentito anche dire che le cozze non sono buone, ma guarda, io sono 55 anni che mangio cozze, sono qua tranquillo e beato e le mangio ancora, quindi... Il turismo si è sviluppato nella nostra zona senza avere alcun tipo di problemi nei confronti delle piattaforme. Ah, sì. C'erano delle navi che facevano dei giri attorno alle piattaforme per portare a posto i turisti, farle vedere, e quindi non sono assolutamente inquinanti perché sono controllatissime sia qui sul lavoro che il mare, sulle piattaforme. Quindi. Negli 8.800 km di costa italiani quasi prevalentemente si va ad estrarre gas, metano, fino a prova contraria, comunque energia pulita. Anche perché il lavoro che fanno le piattaforme è un lavoro fatto in sicurezza. La produzione di gas metano in mare è una produzione sicura e che può garantire un futuro a tutti quanti, chi opera in questo settore da tanti anni, ma anche per tutta la popolazione nazionale, perché è una risorsa alla quale non possiamo rinunciare e che non ha controindicazioni. Per non parlare poi dell'assurdità in testa mia, che è quella che
verrebbero semmai dietro l'angolo, entro le 12 miglia, no, ma subito attaccata a casa nostra, verrebbero semmai a fare quello che potremmo fare noi, verrebbero altre compagnie, altre nazioni, quindi il problema non sarebbe ovviato, sarebbe credo soltanto una rinuncia a quello che potenzialmente ci potrebbe fare crescere. Impedire alle piattaforme di poter fare il proprio lavoro non è la soluzione migliore. La soluzione migliore è farle andare avanti per come hanno fatto in tutti questi ultimi anni, perché è un lavoro giusto che fanno, insomma, no? Quindi non servirebbe a niente chiudere per le piattaforme. Tutte queste preoccupazioni che vedo al di fuori di queste persone, che forse non sanno neanche cosa vuol dire questo referendum, mi rende molto preoccupato. Sono preoccupata per il mio posto di lavoro, e visto che ho una famiglia con dei figli, non si potrebbe andare avanti, insomma. Se dovesse passare questo referendum, è a rischio il mio lavoro e anche il mare. La confusione regna sovrana anche in Calabria, che è tra le regioni che hanno chiesto il referendum ed è guidata da un esponente del PD. Mario Oliverio ha delegato il consigliere regionale Arturo Bova affinché diffonda le ragioni del sì, mentre il segretario regionale del PD Ernesto Magorno non nasconde il suo pubblico sostegno a Matteo Renzi e con un tweet annuncia: referendum 17 aprile, non posso non sostenere le parole di Matteo Renzi, non fatevi prendere in giro. Quanto agli aspetti economici, in Italia le royalties per chi trivella in mare sono piuttosto basse, il 7% per il gas e il 4% per il petrolio. Nel 2015 tutte le estrazioni, sia in mare che su terra, hanno prodotto un gettito da royalties pari a 352 milioni di euro. In pratica, solo per tenere il referendum in una data diversa da quella delle elezioni amministrative, l'Italia spenderà più di quanto incassato in tutto lo scorso anno dalle royalties.